Ciao a tutti ragazzi, bentornati all'interno di questo nuovo video. Oggi inizia un percorso particolare per la Juventus. Oggi inizia una competizione nella quale non avevamo ancora giocato, la Coppa Italia. Abbiamo giocato soltanto in Serie A, non abbiamo avuto altre coppe infrasettimanali. E invece oggi ci ritroviamo nella dimensione in cui possiamo avere a disposizione un doppio impegno settimanale per 2 settimane di fila. Per farlo però bisogna vincere oggi, con la Salernitana. E dato che ero un po' curioso di capire anche il mood della Salernitana, sono andato a leggermi alcune delle dichiarazioni dell'allenatore della Salernitana, cioè Filippo Inzaghi, alla vigilia della partita di questa sera. Ha parlato ieri in conferenza esattamente come Allegri, e su Allegri abbiamo analizzato le parole, trovate tutti i link qui sopra nelle schede. Inzaghi ha detto una frase chiave per quello che è il rapporto tra Juventus e Salernitana, e cioè: noi abbiamo poco da perdere, siamo una squadra, una sorta di vittima sacrificale, però vogliamo fare bella figura. Questa è la cosa che vogliamo regalare ai nostri tifosi. Una lettura onesta da parte di un allenatore di una squadra che dovrà fare i salti mortali per rimanere all'interno della Serie A, che probabilmente non ha voglia di imbarcarsi all'interno di una doppia sfida, di una doppia competizione, Serie A e Coppa Italia, proprio perché i punti in Serie A in questo momento per la Salernitana sono troppo più importanti. E infatti Inzaghi dice: farò turnover per far giocare anche quelli che in stagione fino adesso hanno giocato pochi minuti, ma che comunque in settimana si sono allenati bene. Comunque per loro è il terzo turno di Coppa Italia, quindi hanno già avuto degli impegni, non contro squadre come la Juventus, nemmeno contro squadre di Serie A, perché la prima gara mi pare sia stata vinta appunto dalla Salernitana per 1-0 contro la Ternana, mentre la seconda è stata contro la Sampdoria, quindi squadra di Serie B, ed è stato un successo per 4-0, firmato Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi che ha trovato in quella partita nello specifico un suo vecchio compagno di mille battaglie, sia al Milan sia con la nazionale italiana. Stiamo parlando di Andrea Pirlo, noi lo conosciamo molto molto bene, ex giocatore della Juventus, nonché ex allenatore della Juventus prima di Massimiliano Allegri. Per quanto non sia andata in maniera strepitosa la stagione di Pirlo, conservo ancora un ottimo ricordo, e non dimentichiamoci che proprio con Pirlo, un ottimo ricordo della persona Andrea Pirlo, non tanto dell'esperienza da allenatore alla Juve, ma non dimentichiamoci che l'ultimo trofeo vinto dalla Juventus risale proprio a quella stagione lì, ed è stato una doppia coppa, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, perché la Juve con Pirlo ha vinto la Coppa Italia. Non dimentichiamoci mai questa cosa qua, perché io in questa stagione ho proprio la volontà di portarmi a casa un trofeo, e dato che ne giochiamo due e il campionato secondo me, nonostante la distanza ravvicinata dall'Inter, alla fine non si concluderà con l'obiettivo massimo per la Juve, e ci può stare, contro l'Inter ci mancherebbe altro, ma dato che l'Inter è uscita dalla Coppa Italia, per me è una cosa molto importante andare avanti in questa competizione e cercare di aggiornare un palmarès che è rimasto fermo da un po' troppo tempo, e alla Juventus queste cose non vanno bene. Tra l'altro Inzaghi non ha dimenticato il suo passato in bianconero, anzi ha detto: io alla Juventus sono stato tanti anni, ho segnato quasi 100 gol, quindi è una parte della mia carriera, quindi una parte anche del suo cuore, ed è sempre molto bello quando degli ex calciatori e dei giocatori di questo livello, perché Pippo Inzaghi è stato un calciatore eccezionale, veramente di un livello altissimo, vanno a ricordare quelli che sono stati gli anni passati proprio all'ombra della Mole e vestendo la maglia della nostra squadra del cuore. Poi Inzaghi però ha detto un'altra cosa, e cioè: è sempre bello tornare allo stadium, è un'opportunità giocare in uno stadio del genere. E allora mi sono detto: cavolo, la carriera di Pippo Inzaghi da allenatore non è decollata. Cioè, quest'anno con la Salernitana d'accordo, però non ho dei grandissimi ricordi di Pippo Inzaghi come allenatore in Serie A. Non mi sembra che abbia fatto delle imprese fino adesso in quella che è ancora una giovane carriera. Allora sono andato su Google e ho scritto Filippo Inzaghi, Juventus Stadium. Non voglio rovinarvi la giornata, però ve lo dico perché l'ho trovato. Vi ricordate nella stagione di Pirlo
lo scontro allo Juventus Stadium tra Pirlo e Inzaghi? Stiamo parlando di Juventus Benevento 0-1, una sconfitta in casa con il Benevento. E ora la lampadina, se sarà accesa, vi sarete ricordati assolutamente il gol del vantaggio definitivo di Alfonso Gajc su assist di Arthur, praticamente da, non lo so, una rimessa laterale o quella zona lì comunque. Quindi il precedente della sfida tra Pirlo e Inzaghi non solo in Coppa Italia, ma anche in quell'annata lì. Guardate come tutto si intreccia e tutto ritorna. Tra l'altro Filippo Inzaghi che ha dato l'addio al calcio proprio quando in panchina al Milan c'era Massimiliano Allegri. È tutto un incrocio, un intreccio, queste cose sono super comiche. E come avrete capito, quello di oggi non è il solito video che esce il giorno della partita in cui andiamo a analizzare gli avversari, vediamo cosa fanno. No, hanno giocato due partite di Coppa Italia, Inzaghi ha annunciato un turnover importante, non ha senso andare a vedere quelle che sono le caratteristiche della Salernitana perché con il turnover queste cose vanno ovviamente a sgretolarsi. Di questo parleremo invece quando giocheremo domenica, il video di domenica mattina sarà incentrato proprio su questa cosa. Domenica, tra l'altro, giochiamo alle 18. Ricordatevi questa cosa se dovete organizzare qualche impegno. E quindi facciamo una panoramica generale. Adesso andiamo invece a analizzare quella che dovrebbe essere la probabile formazione della Juve, perché 2 giorni fa vi avevo parlato di una squadra che sì, avrebbe fatto turnover, ma secondo me nemmeno così tanto per un discorso di rosa non particolarmente lunga in questo momento, soprattutto con le squalifiche di Pogba e Fagioli e quindi la necessità di andare sul mercato e di non limitarsi a valorizzare Yıldız, anche perché il problema è a centrocampo, se parte Huijsen, ne abbiamo parlato anche ieri, forse direzione Roma, punto di domanda. Forse anche dietro siamo corti, davanti invece siamo messi discretamente bene. E allora, se l'altro giorno avevo provato a portare una probabile formazione, ecco che questa probabile formazione è stata leggermente modificata e ad oggi, in questo momento, intorno a mezzogiorno, quando sto registrando il video, questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Perin in porta, come annunciato anche da Allegri, Gatti, Danilo e Rugani, quindi riposa Bremer, ma gli altri due sono i titolari. Cambiaso a destra, Eiling a sinistra, Rabiot e Miretti come mezzale, Locatelli squalificato domenica davanti alla difesa e in attacco. Chiesa e Milik. Mi stupisce questa formazione? Beh, devo dire la verità, non troppo. Alla fine mi immaginavo qualcosa di simile, io immaginavo potesse giocare uno tra Huijsen e Bremer in realtà piuttosto che Danilo, invece gioca il capitano che forse ha necessità di riprendere anche un po' il giro, dato che l'abbiamo visto tornato non proprio al 100% post infortunio, ma anche noi non è che abbiamo tutto questo turnover, cioè il fatto di far giocare uno come Rabiot che non è squalificato, è un titolare come Locatelli ma non è squalificato domenica, è una necessità. Poi magari giocherà Nicolussi Caviglia in quella posizione, ma secondo me Allegri Nicolussi se lo terrà buono per partire titolare invece proprio domenica, dato che Locatelli è squalificato. Davanti Chiesa è un titolare, non prendiamoci in giro, nonostante l'esplosione di Yıldız. Milik no, Milik è una riserva che ha necessità di mettere minuti nelle gambe ed è giusto che giochi perché ha giocato effettivamente poco. Cambiaso è un titolare. Dietro 2 terzi di difesa è titolare, cambia solo il portiere che in Coppa Italia ci sta, ma Perin in tante squadre in Serie A sarebbe un numero 1, mica un numero 12. E sulla sinistra invece sono contento finalmente di vedere Eiling, che poverino stava facendo un po' la polvere in panchina, non riusciva a trovare spazio. Però la Juventus sembra una squadra che sì, fa 2 o 3 cambi all'interno di una formazione consolidata, comunque titolare, rodata, ma va a mantenere quella che è la sua forza, quella che è la sua struttura. Poi magari saranno 4, magari saranno 5, non lo so. In questo momento Allegri sembra dare particolare peso alla Coppa Italia e secondo me ci sta perché, come dicevo prima, non abbiamo la possibilità di snobbare questa competizione. Ha maggior ragione per come si è messa con l'uscita del Napoli e l'uscita dell'Inter. Non abbiamo la possibilità di snobbare questa coppa in quest'annata fortemente condizionata dall'extracampo dell'anno precedente e quindi bisogna andare e cercare di concludere la pratica il prima possibile per poi magari risparmiare anche le energie, visto che domenica riaffrontiamo esattamente la stessa squadra. Iniziare a studiare un paio di giocatori interessanti che domenica potrebbero essere nuovamente pericolosi e passare il turno.
perché questa sera non c'è altro obiettivo, sarebbe una delusione incredibile, forse veramente inaspettata, anche proprio perché in questo momento la Juve è la seconda squadra migliore in Italia alle spalle dell'Inter, lo dice il campo. La Salernitana è una squadra che sta facendo una fatica boia e che probabilmente non avrà tutto questo interesse, quindi dato che loro hanno poco da perdere, noi tanto. Io credo che giocare con tanti giocatori che sono importanti come Chiesa, come Rabiot, come Danilo, come Cambiaso, come Locatelli, come Gatti, sia qualcosa di positivo, perché non possiamo assolutamente sottovalutare questo impegno. Sottovalutare questa giornata di Coppa Italia sarebbe veramente deleterio per una stagione strana come quella che sta vivendo la Juventus. Fatemi sapere qui sotto nei commenti un mi piace, appunto un commento, se volete un'iscrizione al canale, che dobbiamo arrivare a 250.000, e noi ci vediamo stasera con tutti i video post partita o, se volete, in diretta, in live su Twitch. Ciao!